vinto, sì, perché comunque il pacchetto è tornato indietro, c'è stata una grossissima mobilitazione ed è vero, abbiamo vinto, sì, però la sensazione fortissima, stavo guardando varie analisi in giro e poi basta osservare attentamente quello che sta avvenendo, loro stanno praticamente parcellizzando pezzo per pezzo il progetto Avrea, sul quale il PD è fondamentalmente d'accordo. Se noi guardiamo quello che è previsto dall'organico funzionale, e quindi l'organico di rete, le scuole in rete, i concorsi per gruppi di scuola, stanno cambiando lessicalmente la questione, ma non è che la minaccia Avrea è scomparsa del tutto. Cioè, la stanno portando, quel progetto va avanti, il progetto di albi regionali, di chiamata diretta, io non dormirei sonni tanto tranquilli perché i fronti sono ampi, sulle 24 ore, così come ce l'avevano proposto l'anno scorso e così come siamo stati bravi a far passare il messaggio nelle scuole, ma anche lì ci stanno ritrovando, stanno dicendo di dare qualche ora per l'orientamento, insomma bisogna stare molto attenti anche sulle 24 ore e sulla Avrea e leggere attentamente quello che loro scrivono così, tra le righe, in modo ambiguo, soprattutto tenere d'occhio l'organico funzionale, queste assunzioni di 3 anni su reti di scuole, su concorsi di scuole, che cos'altro è se non una chiamata diretta mascherata e lo smantellamento delle graduatorie permanenti, mi chiedo, cioè invito tutti ad andare a fondo e leggiamo i documenti e leggiamo i decreti, perché ho l'impressione che la Avrea si uscita dalla porta e entri dalla finestra. Quando noi siamo andati a parlare con la signora Avrea, lei ci disse: ah, ma voi, io sto semplicemente portando a termine il progetto dell'autonomia scolastica, ragazzi, perché ve la prendete tutti con me quando quello che io sto facendo l'aveva già scritto Berlinguer. Io sto semplicemente portando a termine questo progetto al quale manca qualche tassello finale, quindi non è un progetto tutto PDL o tutto Avrea, bisogna avere, ecco, questa, insomma, come dire, attenzione, perché le cose non sono spesso quello che sembrano e le vittorie purtroppo a volte sono momentanee, quindi attenzione massima, perché io ho questa sensazione che l'organico funzionale nasconda qualche altra fregatura grossa, ok? Fanni. Vediamo più o meno quello che è emerso. Allora, quello che noi... Ci hanno ricevuto dei funzionari del Ministero, poi abbiamo chiesto anche di essere, ovviamente, nella delegazione con la Ministra direttamente, vedremo se ce la concederà. Non so se è acceso. Acceso, devi mai mettere su spinta. Prendi il backup. Fammi prendi il backup. Non si sente così? No, si sente. Si sente? Allora, la situazione è questa. A fronte della nostra richiesta, quella che è l'unica che potrebbe risolvere il problema, ovvero quello di togliere i tagli dalla Gelmini, insomma il problema a monte, il vero problema è quello, che è stato il taglio dalla Gelmini che ha creato tutti i problemi che abbiamo ora. La risposta è stata no. Allora, il punto è questo, è stato detto chiaramente che non esiste la volontà politica di risolvere questo problema. Cioè, il punto è questo, che loro possono dare quello che noi abbiamo fatto notare, che ci hanno dato delle briciole finora, che i posti che hanno promesso e che dovrebbero dare sul sostegno e la questione degli inidonei, sì, è stato qualcosa, ma per noi sono briciole. Di fronte a questa affermazione è stato: che volete, noi dipendiamo dal Ministero dell'Economia. Io abbiamo detto, ditelo chiaramente, che non avete nessun potere e oltretutto non c'è la volontà politica. La risposta è stata onestamente sì, non c'è questa volontà politica, c'è quella di invertire la rotta rispetto alla politica dei tagli dei precedenti ministri. Non c'è questa volontà, gliel'abbiamo fatto notare che non è cambiato nulla, che non abbiamo nessun entusiasmo per queste briciole che ci hanno dato, che sono qualcosa, ma assolutamente nulla di sufficiente. E loro hanno detto: è il Ministero dell'Economia che decide tutto, anzi il Ministro è riuscito a fare molto muovendosi all'interno di quella che è stata la decisione politico-economica del Ministero dell'Economia. Questo è, i soldi non ci sono. La cosa grave, alcune cose gravi sono emerse che poi gli altri compagni mi aiuteranno a ricordare, è che di fronte a certe affermazioni che gli abbiamo proposto, ad esempio
i soldi non è che non ci sono. Siete voi che decidete, sono le politiche, cioè il governo che decide dove, a chi dare i soldi. Per esempio abbiamo parlato come al solito delle armi eccetera, ma soprattutto anche le scuole private. Di fronte a questa affermazione per cui i soldi alle scuole private lo Stato non dovrebbe darli, si è quasi messo a ridere, ha detto, dice, questa è una sciocchezza, ha detto testualmente questa è una sciocchezza, gli hanno dato 500 milioni, quando gli abbiamo fatto notare che a noi ci hanno dati 400 e che appunto non è un, tra l'altro non è un regalo, veramente briciola, lui ha detto ma adesso volete dire che il problema è il finanziamento delle scuole private? No. Abbiamo fatto notare, non è che il problema sono i tagli, gli 8 miliardi e mezzo, quindi andrebbe proprio fatta una inversione di marcia rispetto a questa politica di tagli, cosa che non c'è stata e non c'è da parte di una ministra che comunque si riempie la bocca demagogicamente di parole come appunto la scuola non va tagliata, abbiamo dato 400 milioni, cioè la cosa che fa rabbia è che passa adesso l'opinione pubblica attraverso i mass media il fatto che questa ministra stia facendo molto per la scuola pubblica, invece ha fatto pochissimo e non c'è nessuna volontà politica, nessuna possibilità che il Ministero dell'Istruzione possa decidere qualche cosa e cambiare questa rotta, perché da una parte hanno detto che dipendono in tutto e per tutto dalle decisioni del Ministero dell'Economia, dall'altra hanno detto che appunto non esiste proprio questa volontà di rifinanziare la scuola e restituirci le cattedre tagliate. Ci hanno detto ci saranno le 47.000 assunzioni, noi abbiamo promesso che le faremo le assunzioni sui posti vacanti, peccato che siano pochi i posti vacanti rimasti, a parte che vedremo se ci sarà questa assunzione. Quindi la loro posizione è questa, o impotenza di fronte alla volontà politica superiore o proprio semplicemente la mancanza di volontà politica a cambiare qualcosa. La linea rimarrà quella, quello che ci hanno dato secondo loro è tantissimo, noi gli abbiamo fatto notare che è pochissimo e a me è sembrata, credo anche agli altri compagni, proprio una cosa gravissima il fatto di negare la questione della scuola privata. Cioè non solo i soldi, 500 milioni alla scuola privata hanno dato, e loro dicono, vabbè, ma questa è una facezia, noi ne abbiamo dati 44 miliardi alla scuola pubblica, ne diamo tanti, adesso che cosa sono? Che quei bambini, quei ragazzi non hanno diritto anche loro di andare nella scuola? Cioè non capiva il principio anticostituzionale del fatto che lo Stato finanzi la scuola privata. Cioè lui era politicamente d'accordo con la scelta di finanziare la scuola privata. Quindi non ci aspettiamo niente di che da questo ministero, non ci aspettiamo nulla, perché quello che ci hanno dato l'abbiamo visto, lo vedremo tra l'altro se sarà così, ma non ci daranno niente di più, non assisteremo a nessuna inversione di tendenza rispetto alle politiche precedenti, dei ministeri precedenti. Questo è quello che è emerso da questa delegazione e quindi non mi sembra che ci sia molto da essere contenti. Noi abbiamo ammesso che è qualcosa questo che ci hanno dato, ma che è assolutamente irrilevante a fronte dei problemi che riguardano il precariato e che non può continuare lo Stato a sfruttare i lavoratori della scuola, che deve assumere, eccetera. Su questo, ragazzi, non c'è nessun cambiamento rispetto al passato. Quello che dobbiamo fare è smascherarli, perché non è possibile che tutti i giorni si senta dire ah che bello, stanno facendo qualcosa per la scuola. Cioè facciamo una campagna di informazione seria su questo, cerchiamo di parlare con tutti, alunni, genitori, perché tutti devono sapere che non c'è nessun cambiamento, che non è stato fatto nessun regalo e che comunque non si tratta di regali ma si tratta di diritti dei lavoratori della scuola, di conseguenza si tratta poi della qualità della scuola pubblica. Se qualcuno ti dà qualcosa da aggiungere, ragazzi, di cose da aggiungere, perché stavo detto tutto. Fondamentalmente la questione è che la delegazione che rappresenta tutti qui presenti in qualche modo è stata valutata come persone che non si accontentano mai, che in qualche modo abbiamo sempre da lamentarci e che in qualche modo sappiamo soltanto dire no a prescindere. Ecco, questa credo che sia un po' il muro di gomma che abbiamo di fronte in questa fase storica, cioè da una parte c'è l'opinione pubblica che viene abbindolata da numeri pompati e da frasi sbandierate dal ministro e dall'altra c'è chi continua a dire che questi numeri sono insufficienti, a tal punto che ci è stato detto bene, allora voi non volete i 400 milioni garantiti ieri, non volete i 46.000 posti, è stato un po' duro far capire che non è che non li vogliamo,
è che per noi sono assolutamente insufficienti, detto dai vari punti di vista, dal punto di vista del precario, dal punto di vista dell'abilitato disoccupato, dal punto di vista dello studente che in qualche modo non vede un futuro e un presente ben fatto della scuola. E quello che è stato già detto è che ovviamente questo ministero in qualche modo afferma di avere le mani legate, ma ovviamente è un alibi che noi abbiamo cercato di smontare facendo capire che noi ci aspettiamo esclusivamente la vera discontinuità col passato e non soltanto emendamenti o degli investimenti assolutamente minoritari rispetto ai tagli fatti in questi anni. Ed è per questo motivo che abbiamo chiesto comunque un incontro con il ministro, perché dal ministro vogliamo sentirci dire o che non c'è volontà politica, e per noi sarebbe ovviamente una valutazione che ci vorrebbe in una fase di scontro ben chiara, oppure che ci sarebbe anche la volontà politica, ma il problema è il resto del Parlamento, il resto del governo, e questo ci pone in un altro livello di scontro. Ecco, noi vogliamo sapere quale delle due l'una, come si usa dire, insomma. Perché a questo punto per noi è abbastanza chiaro, no? Cioè, tutto abbiamo detto, questo incontro di oggi è una questione di punti di vista. Da quest'altra parte c'è chi crede che 400 milioni siano tantissimi, da questa parte c'è chi invece ritiene che siano molto ma molto poco, e che ritiene che l'unica vera salvezza per noi sia la discontinuità totale con il passato. Questo è il motivo per cui si è oggi in piazza, è il motivo per cui le persone sono salite. Se pensavano di convincerci che le parole della ministra di ieri erano in qualche modo sufficienti, ritengo che non ci siano riusciti. E hanno ricordato l'importanza della scuola pubblica, perché a un certo punto il discorso è deviato molto anche probabilmente strumentalmente sulla scuola privata, e hanno tirato fuori il discorso relativo ai famosi 13 miliardi di euro che servirebbero per rimettere a norma le scuole. Hanno chiesto, diciamo, un tavolo trasparente per vedere se veramente i soldi necessari siano questi e come eventualmente si pensa di tirarli fuori. Gli studenti hanno dato il sostegno pieno alla nostra condizione, parlando soprattutto del concetto della continuità scolastica, riportando il disagio degli studenti e delle famiglie. Hanno ribadito il concetto della centralità della scuola pubblica, rifiutando completamente di essere messi in contrapposizione con gli studenti le cui famiglie mandano alle scuole private, perché un po' il giochino era quello, cioè mettere noi nella condizione di essere visti come quelli che vogliono, che sono contrari alla scuola privata, sono contrari a chi manda i figli alle scuole private, quando abbiamo ribadito che la nostra non è una posizione pregiudiziale, e gli studenti hanno sottolineato nuovamente questo punto.